Signori e signori, Federico Marconi! 3 milioni di visualizzazioni voglio io domani! Io chiudo il canale dopo questa cosa. Sì, lo so, avete letto il titolo e vi state facendo due domande sul senso del video. Ah no? Vabbè, ve lo spiego ugualmente. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Con questo nuovo video sarò rapido indolore, perché oggi siamo tornati qui con un video pazzesco dopo anni in memory. Amen. Praticamente qualche giorno fa, ovvero il 18 giugno per la precisione, un mio amico, nonché cantante e conduttore, Mike Introna, che saluto, mi ha invitato al Teatro Olimpico per un saggio di danza che si teneva, all'interno del quale si parlava di metamorfosi, sogni e perché no, anche web. E quindi sono andato lì in chiave di youtuber, innanzitutto per seguire il saggio, ma poi soprattutto anche per fare una piccola parentesi sul palco, molto autistica, con enfasi non indifferente. Ragazzuoli, siamo fuori dal Teatro Olimpico, oggi è lunedì 18 giugno, non so, non avete mai visto, sicuramente sono le 20:33 e stasera siamo invitati a teatro. Questa cosa mi fa molto piacere, perché io adoro il teatro, ma in particolar modo ci sarà un saggio di danza. Voi direte, questi cazzi? No, perché comunque è tutto molto interessante, loro mi hanno invitato come ospite, perché come ospite Thanks Ardic, come youtuber volevo dire. Voi venite con noi e ci divertiamo. Bacio. A noi ci hanno invitato una persona che io non so minimamente dove sia, quindi noi adesso dobbiamo cercare questa persona e poi forse entriamo. A few moments later. Mi hanno consigliato di entrare in questo modo, no? Cioè, quando sono entrata ci sono i bigliettoni, chiedili ed è entrata gomitata e spacca il culo. Capito? Quindi è comunque una cosa molto tranquilla. Bro, ce la faremo? Non lo so, però siamo qui, vediamo. A niente ci cacciano. Allora, ne vedo tre, effettivamente. No, questa è la banca, ok, ne vedo tre. Ok, perfetto, grazie. A entrare siamo entrati, quindi piccolo commento tecnico, che culo. Tu che cosa stai facendo esattamente qui? Qua io sono qui in veste di cameraman. Ok, ma perché sei venuto? Perché sono venuto? Sei venuto perché io ti ho obbligato a venire. Giustamente, come tutte le cose dall'altro. Esatto, quindi facciamo capire anche a chi ci segue, a chi mi stima, che io in realtà sono una persona veramente cattiva. Federico è veramente un brutto elemento per la società. Perché io con questa musichetta sottofondo ci prendono molto seriamente. Esatto. E quindi sì. Ok, che ore sono, bro? Facciamo vedere quanto siamo ricchi. Io sono... 20:45. Non sai leggere l'orologio. Quindi, dato che lo spettacolo inizierà per le 21, noi ci vediamo più tardi. Loro hanno una vasta playlist, come è un quarto d'ora. Poi pensate siano tipo 2 minuti, in realtà è un quarto. L'hanno remixata. Comunque adesso io non lo so se voi mi seguite su Instagram, no? Per esempio Samuele è un grande, perché mi ha appena iniziato a seguire su Instagram. Però se non mi seguite, trattino basso, vedete Marconi trattino basso. Spegnete la musica, porco tutto, sto a parlare. Rimorchia la cifra. Buonasera! Non vi sento! Ammazza, adesso sì. Che meraviglia! Sì, tutto bello, ho capito, però 45 minuti dopo è arrivato il momento in cui lui mi ha chiamato, proprio contento, sul palco, e lui mi aveva già accennato telefonicamente che avrebbe voluto fare un bacio schiaffo improvvisato con qualche ragazza del pubblico. Ma diciamo che forse aveva omesso qualche piccolo dettaglio. Sì. Ho pensato alla metamorfosi che ha avuto la comunicazione negli ultimi 10 anni. Quindi quando ho pensato a questa cosa ho pensato a internet, quindi la rete, ok? E quindi a tutti i vari social, eccetera, eccetera. In particolare ad uno. No, YouTube. Allora io stasera qui sul palco vorrei invitare un mio caro amico, un astro nascente, uno YouTuber, che con un video, pensate, ha fatto 2,5 milioni di views. Tu metti le mani, ok. Tu sopra, vai a prendertene, se ci riesco, bacio. Cioè, io sopra, tu sotto. Esatto. Che detto così. No. Questo è stato praticamente il video con il quale ha fatto 2,5 milioni di views, ma in realtà ne ha tanti altri, tanti followers. Lui è un grande esperto di calcio, quindi potete chiedere tutto, anche delle previsioni, eccetera, eccetera. E vorrei accoglierlo con un grande applauso qui sul palco. Signori e signori, Federico Marconi! Vi è qua, finalmente. Noi ci stiamo vedendo adesso dopo tanti anni. Ti posso baciare? Federico Marconi, tu sei uno youtuber?
stai diventando famoso, quindi andatelo a vedere, Federico Marconi, questa è roba forte. Allora io passo il microfono a lui, non lo so, se ci vuoi dire qualcosa, youtuber, come è nata, come non è nata, poi facciamo un gioco, lo sai. Ecco, vai. Allora, buonasera a tutti, io ringrazio Mikey per questa presentazione meravigliosa e anche un po' esagerata. Sì, ecco, mi pare ovvio che io fossi imbarazzatissimo. No, ero veramente imbarazzatissimo, perché magari non vi sembro uno timido, però vi posso assicurare che salire su un palco di fronte a triliardi di persone, perché il Teatro Olimpico non è esattamente piccolissimo, di una certa età, oltretutto non vedendole, perché avevo le luci puntate in faccia e quindi non vedevo assolutamente nulla, è stato leggermente imbarazzante. Però vi lascio allo spettacolo. Tutti proprio? Una vita fattela, magari, nel senso. Oh, ci teniamo qui come fossimo a casa, no? Come fosse un video proprio. Volevo prendere qualcuno dall'audience. Quindi adesso andiamo a chiamare una volontaria, una ragazza, magari che il padre sta lavorando. E intanto raccontaci. Molti iniziano YouTube ad oggi per diventare famosi, per fare qualche click in più, per la popolarità, soprattutto negli ultimi anni, perché YouTube è diventato un social molto seguito. Io almeno sono anche... Ah, già l'abbiamo trovata. Bene. Buonasera. Ovviamente mi verrebbe da dire una frase molto banale, che siamo soltanto all'inizio, però è la realtà più assoluta, perché nel mio... io sono un sognatore principalmente e ho questo grande obiettivo, che è quello di diventare, esatto, un telecronista, come stavo dicendo. Quindi non mi fermo a YouTube, non mi fermo ai numeri del web. Voglio uscire dal web, voglio poi incontrare persone meravigliose come quelle che ci sono questa sera. Un po' meno te, però questo è... molto bene. Allora è arrivato il momento che tutti attendevano, il gioco bacio o schiaffo, ok? Si fa con una mano, perché lui giustamente non ti chiedo che cosa hai fatto. La regola è questa, va, ti faccio vedere io. Allora, sì, io metto una mano su, lui prova a dare lo schiaffo, io devo toglierla prima che lui mi becca la mano, altrimenti devo dargli un bacio sulla mano. Un tentativo, secco, seccone. Oggi magari, che domani... No, perché poi, insomma, quando volete, ragazzi. Ah, bacio, tieni. 2,5 milioni di visite, Di visualizza, 2,5 milioni questa cosa. Bellissimo, io la voglio fare. È fantastico, guarda che è bellissimo. Ci è rimasta male che ti ho fatto sulla guancia, però. Cosa hai detto, sei? No, perché è bravo, comunque. È bravissimo. Facciamo un applauso a questa meravigliosa, bellissima ragazza. Lo facciamo in te. Allora, te lo faccio, se ti becco come baci tu a me. Io devo togliere la mano. Devi togliere la mano. Vai. Me lo devi dare? Al 3, no, guarda, al 3 e me lo dai sulla guancia. Dai. 1. State filmando? Oh, Federico Marconi mi sta baciando. 1. 2, 3. Lo sapevo! Lo sapevo! Oh! 3 milioni di visualizzazioni voglio io domani! O no? È figa sta cosa, no? Figa. Grazie a Federico Marconi, ti vogliamo bene, ti amo e grazie del bacio. Ne vuoi dare un altro? Grazie. Facciamo ancora un applauso a Federico Marconi! Come vi dicevo, ragazzi, è il momento. Ok, è stata la cosa più brutta degli ultimi del prossimo senso... Ladies and gentlemen, io chiudo il canale dopo questa cosa. Lo ha fatto veramente. Io vi posso giurare su me stesso che non era preparata. Non è, anche perché sennò non avrebbe fatto ridere, effettivamente. Nel momento in cui lui mi ha baciato, ho detto, ma te pare, cioè, me lo dovevo aspettare, che coglione. Ma non me l'aspettavo, quindi è stata uscita divertente anche per questa. Quello che però volevo fare, oltre a ringraziare chiaramente intanto mio cugino per le riprese che non sono neanche venute troppo bene, però non dipendeva da noi, purtroppo. C'erano delle luci veramente puntate in modo osceno. Ma del resto chiaramente era più importante che vedesse chi stava lì seduto rispetto alla gente ripresa in telecamera da noi, ma senza alcuna ombra di dubbio. Ringrazio Mikey comunque per averci fatto divertire sul palco. E poi sì, sono sicuro che molti di voi questo video l'avranno aperto per il titolo Bacio o Schiaffo, no? Il video che mi ha fatto arrivare a 100.000 iscritti, secondo molti, perché ha fatto 2 milioni di visualizzazioni. Che sia così o meno, spero e penso che sul mio canale ci siano contenuti anche più studiati e complessi di Bacio o Schiaffo, che sicuramente è una cosa che mi diverto a fare, forse lo porterò in futuro, ma comunque, insomma, anche a me è parso che quei numeri lì fossero un po' eccessivi. Poi sicuramente fa piacere, insomma, al cui video anche un po' a cazzeggio. Niente, ragazzuoli, questo video chiaramente non era bacio schiaffo, era un vlog, semplicemente il vlog di questa esperienza
che ho fatto lì a teatro. Sapete che ogni tanto mi piace condividere con voi anche queste avventure qui, e quindi se poi piacciono anche a voi mi fa piacere, ma indipendentemente da questo lo porto perché piace a me, come ho sempre fatto. Fatemi in bocca al lupo sempre qui sotto nei commenti, perché vi ricordo che sto facendo la maturità in questo periodo. Ci vediamo in settimana con nuovi video, in descrizione mi raccomando dei miei social, ma soprattutto anche l'Instagram di Mikey, e quindi andatelo tutti a seguire e scrivergli hashtag Marconi non se tocca. Quindi a parte gli scherzi, mando un bacione, iscrivetevi, vi mando un altro bacione perché comunque l'enfasi è importante. Salutatemi soprattutto, vostra zia qua pelata. Ciao raga, bella, quanti baci vi ho mandato. Forever want to be the one special to